Buongiorno a tutti, oggi introduciamo una nuova intervista di Elapsus. Parliamo con Davide Venier, che è coautore del libro Assurdità alimentari assieme a Marco Capocasa. Benvenuto Davide Venier. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto è opportuno introdurre questo libro. Certo, allora, diciamo che il libro nasce dal fatto che sia io sia il dottor Capocasa incontriamo settimanalmente, diciamo attraverso le nostre visite, dei pazienti che all'interno della loro giornata alimentare seguono delle, appunto, delle pratiche alimentari che poi in realtà si rivelano essere le cosiddette bufale alimentari, quindi le fake news, le false notizie relative al mondo dell'alimentazione. Banalmente molti bevono acqua e limone al mattino, aggiungendoci magari del sale rosa, pensando che questi elementi possano portare particolari benefici al nostro stato di salute. Quindi incontrare sempre più pazienti che si affidano a queste abitudini, diciamo, queste pratiche alimentari, che fanno di queste pratiche alimentari delle vere e proprie abitudini, ci ha spinto, diciamo, a scrivere questo piccolo libro con cui speriamo di, insomma, poter chiarire un po' di più le idee. A questo punto direi di entrare nell'argomento specifico. Partiamo con la prima domanda. In uno dei capitoli del libro si parla anche della vitamina C. La vitamina C degli integratori è meno efficace di quella della frutta? Allora, no, la vitamina C degli integratori ha lo stesso identico effetto della vitamina C presente nella frutta o nella verdura. Questo per il seguente motivo. Allora, l'effetto di una molecola dipende dagli atomi che la compongono e dalla loro disposizione nello spazio, ma non da dove provengano questi atomi. Quindi, se attraverso un processo industriale, quindi un processo di sintesi, io produco la vitamina C, o meglio, produco la molecola chiamata vitamina C, quindi quella sostanza alla stessa struttura chimica della vitamina C presente, ad esempio, negli agrumi, l'effetto è esattamente lo stesso. Voglio dire, se domani mattina gli scienziati inventano un sistema per produrre la vitamina C a partire dal cemento armato, ma se il risultato finale è appunto l'acido ascorbico della vitamina C, allora quella molecola avrà lo stesso identico effetto di quella presente nelle arance o nei limoni, quindi non cambia assolutamente nulla. Riguardo ai prodotti integrali, cosa mi sai dire? Allora, diciamo che sui prodotti integrali c'è una letteratura estremamente vasta. Sicuramente il tasto che noi abbiamo toccato nel libro è il seguente. Spesso e volentieri c'è l'erronea convinzione che consumando prodotti integrali non si ingrassi, non si aumenti di peso. In realtà questo non è vero, perché l'aumento di peso dipende essenzialmente da quante calorie introduciamo nell'arco della giornata e da quante calorie consumiamo. Quindi se con i prodotti integrali noi introduciamo nel nostro organismo più calorie, quindi più energia di quella che consumiamo attraverso le nostre attività quotidiane di lavoro, di esercizio fisico, eccetera, quando introduciamo più energia di quella che consumiamo, aumentiamo di peso, il grasso corporeo aumenta. Quindi mangiare integrale va benissimo perché apporta una serie di benefici. Ad esempio, le fibre favoriscono il senso di sazietà, quindi modulano l'appetito, oppure per un discorso legato alla prevenzione dei tumori, in particolare prevenzione del cancro del colon retto. Però anche con i prodotti integrali possiamo ingrassare, quindi anche in questo caso l'elemento fondamentale è modulare l'apporto energetico nell'arco della giornata. E quindi un'altra domanda è se il sodio va eliminato dalla dieta. Allora, il sodio non va eliminato dalla dieta,
Prima di tutto perché non può essere eliminato dalla dieta, nel senso che il sodio è presente naturalmente negli alimenti. Questo è più un motivo per cui non può essere eliminato. Quello che dobbiamo fare è limitarlo, chiaramente. Ancora già diversi anni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità è intervenuta sul tema del sodio e ha prodotto una raccomandazione, cioè l'OMS ci dice che non dobbiamo consumare più di 2 grammi di sodio al giorno, ovvero non più di 5 grammi di sale. Questa chiaramente è una raccomandazione molto importante che dovremmo tenere maggiormente in considerazione, anche perché in Italia il consumo giornaliero di sale tende a essere superiore a 5 grammi, in media è di circa 9 grammi per gli uomini e 7 per le donne. Quindi abbiamo consumo di sale decisamente eccessivo e quello che dobbiamo fare è porre maggiore attenzione soprattutto a quelli che sono gli alimenti conservati, preconfezionati, precotti, da cui deriva la maggior parte del sodio che noi assumiamo nell'arco della giornata. Essenzialmente possiamo parlare nella pratica dei salumi, dei formaggi, dei sughi pronti, dei condimenti. Quindi è bene sicuramente porre maggiore attenzione verso il nostro quotidiano consumo di sodio. Spesso c'è una, diciamo, una simpatica diatriba quando si va a prendere il caffè tra il prendere lo zucchero integrale oppure quello bianco. Quale farebbe male di meno? Allora, in realtà sono sostanzialmente la stessa cosa, nel senso che lo zucchero integrale, quello diciamo marroncino di colore più scuro che spesso troviamo al bar, è semplicemente uno zucchero bianco un po' meno lavorato, che presenta una quota maggiore di melassa. La melassa è un sottoprodotto della lavorazione dello zucchero. Ed è costituita essenzialmente da dei residui vegetali che poi conferiscono quel colore caratteristico, anche un aroma caratteristico. Ma dal punto di vista nutrizionale sono esattamente la stessa cosa, dobbiamo porre la stessa attenzione per entrambi i tipi di zucchero. La differenza potrebbe farla se ci fosse uno zucchero integrale, diciamo, meno industriale. No, no, perché la molecola è sempre la stessa, ovvero il saccarosio, e l'apporto energetico è sostanzialmente identico. Per ogni 100 grammi di prodotto, la quasi totalità appunto è fatta da saccarosio. Quindi anche dal punto di vista calorico la differenza sarebbe insignificante. Ok. Spesso si parla della questione dei carboidrati, quindi la domanda sarebbe quella se vanno limitati per evitare di ingrassare. Allora, il punto sui carboidrati è diciamo, un punto di grande interesse perché vengono additati come il principale nutriente responsabile dell'aumento di peso. In realtà, come dicevo prima, per i prodotti integrali vale un po' lo stesso discorso. Io posso ingrassare anche se tolgo tutti i carboidrati dalla mia dieta. Perché è sempre un discorso di bilancio energetico. Se io tolgo i carboidrati dalla dieta, ma consumo quantità eccessive, ad esempio di carne, tali da determinare un introito di energia, di chilocalorie nell'arco della giornata superiore a quelle che io consumo, ingrasserò comunque. Quindi non è un discorso tanto di nutriente singolo quanto di apporto energetico. Quindi i carboidrati anche durante un piano alimentare ipocalorico, un piano alimentare per il dimagrimento, devono essere assolutamente presenti. Non c'è alcun motivo al momento per togliere completamente i carboidrati da un piano alimentare, dimagrante o meno che sia. Tipicamente
Tipicamente si parla spesso della questione della cottura al microonde. Si è spesso pensato che questa cottura molto rapida potesse creare dei problemi agli alimenti. Cosa c'è di vero o cosa c'è di falso? No, la cottura al microonde è il microonde, diciamo, di per sé è un elettrodomestico assolutamente sicuro, non c'è alcun rischio legato allo sviluppo di cancro, allo sviluppo di malattie. È un elettrodomestico che diciamo molto utile in cucina per essenzialmente riscaldare velocemente i piatti, ma l'unica cosa che fa è sostanzialmente quella di creare una sorta di attrito tra le molecole, e questo genera calore e ci permette di scaldare gli alimenti. Per quanto riguarda lo sviluppo dei tumori, sicuramente dobbiamo guardare altrove e guardare magari piuttosto al consumo di altri alimenti, o comunque in generale ad uno stile di vita sregolato, magari la mancanza di attività fisica, l'abitudine al fumo, l'eccessivo consumo di alcolici, la presenza di una condizione di eccesso ponderale, quindi sovrappeso o obesità. Questi sono sicuramente i fattori a cui dobbiamo fare più attenzione quando tiriamo in ballo la questione legata al rischio dei tumori, ma per quanto riguarda il microonde possiamo stare tranquilli. Quindi non è un problema averlo a casa? Assolutamente no. Bene. Giungiamo alla domanda finale, che riguarda la carne. Spesso si è parlato del fatto che la carne conviene eliminarla, conviene diventare vegetariani, oppure in alcuni casi è anche opportuno ridurla. Ci puoi chiarire la questione della carne, che è spesso al centro dell'attenzione? Allora, per quanto riguarda la carne, basta diciamo far riferimento alle ultime linee guida per una sana e corretta alimentazione che sono state prodotte dal CREA, che è il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura, l'Analisi dell'Economia Agraria, e la carne è presente nelle linee guida. Sicuramente il discorso è legato ad una moderazione nel consumo, ma così come vale per tutti gli alimenti. Al momento le linee guida quindi non ci dicono di eliminare la carne né bianca né rossa, ci dicono semmai di moderarne l'assunzione in base poi all'apporto calorico della nostra giornata alimentare, e quindi ci danno delle indicazioni sulla frequenza settimanale. Tendenzialmente un piano alimentare di 2000 calorie, all'interno di un piano alimentare di 2000 calorie viene consigliata la frequenza di una volta a settimana per quanto riguarda la carne rossa e due volte per la carne bianca, ma stiamo parlando comunque di un prodotto alimentare che ci apporta proteine ad alto valore nutrizionale, che quindi contengono tutti gli aminoacidi essenziali, che ci apporta ferro, vitamina B12 e via dicendo. Non che questi nutrienti non possano essere assunti anche con una dieta povera di carne o addirittura priva di carne, però ripeto, al momento non ci sono, dal nostro punto di vista, per quel che riguarda le linee guida nazionali, dei suggerimenti ad eliminare completamente la carne dalla nostra dieta. Bene, ti ringrazio molto per queste risposte, che sono molto utili e che ovviamente sono propedeutiche al fatto che, se qualcuno è interessato, può trovare il libro Assurdità alimentari e leggerlo. I riferimenti li si trova poi sotto, metteremo dei link per chi fosse interessato. A questo punto ringrazio Davide Venier. Grazie a voi, buona giornata.